Bene, questo è l'impasto leggero per saccottini e anche per girelle, girella all'uvetta e saccottini al cioccolato. Bene, sono passati 12 minuti, iniziamo a mettere il burro in tre volte con aromi. Ok, cioè la pasta va presa e va tirata, perché altrimenti se non la giriamo così tende ad aprirsi. Ok, bene, il nostro impasto leggero, saccottino, metodo casalingo e girellina. Uvetta, mettiamo un pochettino sempre di tuorlo e panna. Sicuramente in futuro rimani aggiornato perché probabilmente farò, dopo che hai fatto questo corso, farò un avanzato in modo tale da avere ancora più prodotti, più tecniche e sicuramente un know-how maggiore. Possiamo fare anche delle decorazioni di cioccolato se vogliamo impreziosirli, ecco. E poi, ad esempio, qui io metterei dei macaron tipo bottoncino, in questo modo, un effetto bottone. Ecco, il macaron è sicuramente un corso che sto iniziando a creare una serie di lezioni di videocorsi. Farò anche sicuramente il corso sul macaron. Quindi resta aggiornato se ti interessa la pasticceria. Ecco, molto bello, molto semplice, però d'effetto. Possiamo decorare ancora di più, sicuramente con altra frutta e frutti di bosco e molte altre sicuramente tipi di frutta. Un prodotto molto raffinato e semplice potrebbe già essere questo. Spero che la lezione ti sia piaciuta e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao.